Kappa, mentre si è addormentato Bebe. Inui, sempre in orizzontale, al limite Radosevic, sta aspettando rinforzi, arriva Giunca che non crossa, adesso sì, il suo cross diventa una conclusione, palla sopra, sopra. Palo verso Borja Baston che si arrampica in cielo, ma non riesce a schiacciare questo pallone. Radosevic alimenta l'azione, prova a metterla dentro per Ibarra, miss, che colpisce di testa, non trova la porta, ma si fa vedere anche l'Eibar. Le 12 lunghezze di distacco sulla Real Madrid che ieri ha battuto 7-1 il Celta Vigo, ma soprattutto portandosi momentaneamente a più 11 sull'Atletico Madrid, e per l'Atletico non sarà una serata semplicissima, tre partite. Questa potrebbe essere la quarta consecutiva senza gol per Borja Baston, ma c'è ancora tanto tempo. Escalante recupera un buon pallone, Kappa cerca ancora Escalante, non si intendono i due. Molto importante per questa squadra, già decimata la partenza di Augusto Fernandez, il suo capitano. Radosevic esce bene dal pressing, Borja Baston, soprattutto al Balaidos, e la palla aperta verso Bongondà, sta arrivando Johnny Castro, Bongondà va profondo, passo con il tacco, Iago Aspas non riesce a calciare e la tocca a lui per ultimo. Una gran bella azione del Celta Vigo, Una petgolova Radošević, odnio Mojzes, još jednom Radošević, zaleđe Bezjaka. To je priželjkivao Gračan, jedan brzi pogodak da ne bi otišlo sve u nekakvu nervozu, ali sjećate se što sam kazao na početku prijenosa, budite potpuno mirni, Hrvatska će postići i četvrtu uz da ide opet Pašalić, pa Radošević, centralni igrač središnjice naše momčadi, fino prebacivanje na drugu stranu, Vlašić 1-1 sa Radošević, Milić, i jako dobro mišljenje imaju stručnjaci o Dominiku Livaković, na kraju krajeva on je službeno i Dinamov igrač, odnosno Dinamov vratar. Samarđić i Vešević, Radošević, velika za njegov udarac, Radošević iz velike udaljenosti, obranio je Ježina, obranio je ovo Ježina, odličan Vraća za Veševića, ići će okolo rijeka, onako kao u rukometu, ipak se odlučuje Radošević, ponovo tuči, lako je ovo za Ježinu, lako za Ježinu. Spreman je Jerko Crnčić za Moćinića i Ristovskog. Radošević će li pokušati iz ove udaljenosti, Radošević, dobar udarac, mali problemi za Zeleniku, koji to baš nije najsigurnije u... Stvari stoje i dogoditi. I opet griješi Radošević, ali je uspio spasiti. Evo dobra lopta u kasneni prostor, krasan gol! Krasan je to pogodak Leškovića! Situacija na drugoj strani, Riječani ubadaju iz svakog protunapada. Evo Radoševića koji je istrčao još jednu kontru, 3-0! 3-0, Radošević, 83. minuta. Radošević kroz dva Zagrebova igrača, vidi se da je Radošević i tekako željan igre, ovo je čak bio i dobar ubačaj, ali... Samarđić. Peta Radoševića, doći će lopta na kraju do Tomasova, ali Paracki se... Sellele eemvalikmängule kuusega on siis peetud sõprus Montenegro ning Kreekaga tänavusel aastal, nii Montenegro oli siis 3-1, Kreeka 2-0, nii et on siis hetkel Horvaadid Eesti tegemas sellist minna kaotada, ei ole enam selles mõttes nagu nii midagi, siis Horvaadid on võit koitmas. Radošević lööbki ja on hea löök ja milline löök! Ja milline löök 80. minutil! Ei saa tamme panni müüri sinna ette, kui vaja oli, aga millegi pärast see müür läks laiali ning sellised löögid sealt vahelt kui läbi lähevad, siis lähevad ka
tihti lugu väravasse ja 4-0 Horvaatia koondis seda mängu juba juhtimas on. On üks tõsiseid Horvaatia jalgpalli tuleviku suur nimes. Aga siin on meie väikene rünnaku algekene taas. Uzeli su ipak plavi Mihaljević i Radošević, aut je za Rijeku. Posljednja minuta ovog regularnog dijela dvoboja. Za kapetana i vratara gostuće momčadi. Radošević opet za Tomasova, zaleđa nema i Zagorac drugi put. Zagorac u mirno reagirati posljednja riječka linija jer od igrača Splita tek relativno blizu njih Sokol Cika Lješi, dok ovaj ostali dvojac krilnih napadača. Dražen Bagarić. Kvesić sada pored Radoševića uspio se za trenutak osloboditi, ali brzo gubi loptu Radotiću. Cika Lješi. Balaj. Prošla se da naprijed, ali ide zastavica prvog pomoćnika gore. Konačnih 2:2. Radošević, ubacivanje za Džaja. Džaji brani Dreven. Vidio je Radošević da bi mogao. Radošević, još jednom Radošević iz daljine. Radošević, Livaković je bio dobro postavljen, ali evo ipak stigla na polovicu Rijeke, ali sada se tu traži rješenje kroz sredinu prema Bekimu Balaju. Radošević, evo sada poratne lopte prema Balaju. Balaj na 16 metara, Balaj, to je 2-0, 40. Ne, ipak na kraju udarac iz kuta. Radošević tuče u posljednjim trenucima, gol! 2-2 je, Radošević postiže pogodak. Evo pokušaja Rijeke, ali nije uspio provući loptu Filip Bradarić. Još jednom snažno Radošević i Mitrović i ponovno Rijeka dolazi na rednu loptu za od Jugovića sa desne strane, ali ni to nije uspio pretvoriti u zgoditak. Uzeo loptu Loran, stiže Radošević ispred Žoa. Još jednom reagira Loran i otvara se Istra. Matoš. C'era poi il rientro da parte di Mango, che quindi ha dovuto accelerare il tiro in porta. Mango uomo ovunque, lo trovi sia in copertura, sia nel poggio, sia nell'inserimento. Forse ce ne sono due in campo, non lo so. Vediamo. Radosevic per Gaetano contro Zanon, ripiega su Guardiglio, va al cross Guardiglio, decisamente fuori misura. Ottimo il controllo a seguire, cercato in mezzo Cisotti, arriva la buona chiusura di Nicolao, poi Radosevic può avanzare il centrocampista croato, il pallone giocato lungo a cercare Scielzo che la mette giù, favorito anche dal terreno pesante, prova a prendere il lato corto del... Cambia corto con Nicolao, ancora una volta Radosevic, l'ex Hajduk Spalato gioca con Insigne, il colpo di tacco a cercare Scielzo, viene chiuso però dalla retroguardia Clivense, mentre Radosevic recupera un altro pallone della sua gara. Arriva il fischio dell'arbitro, la botta di Radosevic, il Napoli prova a riaprire la gara al 22esimo del secondo. Ecco che doveva partire dalla panchina, invece subito dal primo minuto. Il lancio in avanti a cercare Scelzo, c'è il Lecce che però recupera un buon pallone. Lecce che viene avanti con Malcore, nulla da fare. Lecce che ha cambiato tecnico in corsa perché Toma, che era il nel tentativo di far viaggiare Rosafio. Rosafio prende bene posizione, viene fermato però. E dunque Radošević, subito il lancio con grandissima precisione per Roberto Insigne, il tocco su Palma. Che bella questa impostazione dell'azione. Parabola
veramente velenosa. Intanto il calcio d'angolo, Crispino vola, c'è il colpo di testa, porta vuota, si è salvato il Napoli qui, che adesso prova a ripartire con Insigne. La velocità di Insigne, cerca di sorprendere Breve con un colpo, adesso sono di più nell'area di rigore leccese. Radosevic sul primo palo, rete, Napoli 1 Lecce 0. Sorpreso Breve finora. Calombo, il tocco giocato dietro, la reazione della Lecce con Gaetani, viene fermato, però prova ad andarsene Fornito, supera due e qui c'è l'ammonizione. Nel 2011 aveva praticamente, poi fine 2011 inizio 2012, seguiamo però prima Insigne che si ferma. Insigne, pallone dentro ancora per Scenzo, destro, rete. Comunque fa parte dello staff tecnico, però è evidente che l'assenza del loro allenatore, insomma dell'uomo guida, in parte qualcosa certamente avrà influito in favore del Napoli. Si piazza Breve, poi la rincorsa, la battuta, rete, che gol, Nuovotteni. Open dobra reakcija, Samir ide prema 16, Samir, tamo je Bečiraj, dolazi sad i Rukavina, ali Radošević na pravom mjestu, puno ga ima tog Radoševića, ima krivih dodavanja, Brezovec, nema Mutombu, e Mujanović je tu, Mujanović je bio i Benko, jedan do drugoga, da vidimo sad na ponovni.